Ciao ragazze, allora oggi video chiacchiericcio. Come potete leggere dal titolo, è un video che faccio ogni anno, ovvero il video sul Cosmoprof, sulle mie, diciamo, sulle mie esperienze al Cosmoprof, le varie informazioni che vi do, inerenti insomma a questa grande manifestazione che ogni anno si tiene a Bologna. Allora, sicuramente qualcuna di voi mi chiederà che rossetto indosso, perché io personalmente lo sto amando e non, io mi sento molto molto figa con questo rossetto azzurro. Che dal video sembra più chiaro, ma in realtà è tipo un carta da zucchero, cioè stupendo questo rossetto. Ed è della J.Cat che ho ricevuto, diciamo, in questi giorni. Io vi dico la verità, stasera vado alla festa del mio amico con questo rossetto, non me ne frega la mazza. Ed è il Man Candy Man. Sì. No, Man Candy Moon è davvero stupendo ed è il PHL 104. Poi ovviamente vi farò un video anche degli ultimi prodotti che mi sono stati inviati dalle aziende per testarli e quindi vi parlerò meglio anche di questi rossetti, anche perché è la prima volta che lo indosso e ho deciso di metterlo perché davvero da quando l'ho ricevuto, che poi è lo stesso colore che ha Camilla Milanesi, che sbavavo ogni volta che glielo vedevo su. Sono troppo contenta e gasata di sta cosa che mi hanno mandato questo colore perché lo bramavo e quindi nulla, l'ho messo e mi piace un sacco. Ovviamente da portare con un look molto molto semplice come in questo caso, perché sennò veramente, cioè, non esageriamo, con tutto che io sono una ragazza che si trucca tantissimo. Se qualcuno di voi, per quanto riguarda gli accessori, se qualcuno di voi mi chiede, vi dico subito che sono della The Project Handmade. Vi ho già fatto il video di questi favolosi accessori, fatti non in filo di ferro, in alluminio, una cosa di queste, fatti tutti a mano. E niente, comunque, per quanto riguarda la fiera, io ogni anno faccio questo video perché questo è il quarto anno che vado in fiera. Scusate, sto sempre sul letto e mi si incriccano, si indolenziscono insomma le gambe e quindi mi muovo. Il quarto anno che vado in fiera, ci vado sempre con la stessa organizzazione, quella di tutti gli anni, insomma, col pullman. Parto insomma il sabato sera, cioè il 21, arrivo in fiera la domenica e sto anche il lunedì. Quest'anno con me viene la mia amata Fede, la mia amica Fede del canale Dery Bruno. Per chi mi segue la conosce e sono troppo contenta e gasata di questa cosa, di condividere questa esperienza con la mia amica Fede. Allora, per quanto riguarda la fiera, allora io vi consiglio di gran lunga di fare il biglietto online, perché comunque risparmiate moltissimo, si risparmia diciamo il 40%, perché comunque in fiera il biglietto costa intorno ai 50-55 euro. Sul loro sito mi pare costa intorno ai 29-26 euro, non mi ricordo di preciso, perché comunque potete usufruire del 40% di sconto. Questo acquistando il biglietto online. Avete anche il vantaggio di evitare la fila che ci sono i botteghini, perché io arrivo lì in fiera per dirvi alle 8 e mezza, perché noi comunque viaggiamo tutta la notte e arriviamo diciamo in orario, anche perché la fiera apre alle 9 e mezza e già c'è una fila abnorme vicino ai botteghini. Acquistandolo online risparmiate quindi tempo e denaro e quindi vi consiglio questa cosa, insomma, questa modalità. Per quanto riguarda le blogger, allora, io l'anno scorso ho avuto il pass, quest'anno mi hanno contattato loro e mi hanno rinnovato l'accredito, quindi io di conseguenza non so cosa potete fare per avere il pass. Penso comunque scrivere agli addetti del Cosmoprof, perché quest'anno sul loro sito non c'è la sezione Are you blogger, dove potevi fare domanda come l'anno scorso. Quindi non vi so dire, vi consiglio vivamente di visitare il loro sito e di contattare chi di dovuto, tipo chi si occupa della sezione giornalisti e queste robe qua.
Allora, per quanto riguarda la fiera, allora io il giorno, che giorno andare in fiera? Allora, io vi consiglio di gran lunga per chi vuole acquistare qualcosa e non vuole tornare via a casa, insomma, a mani vuote, vi consiglio di andare come sempre il lunedì perché molti stand svendono i loro prodotti e quindi potete acquistare diciamo vari prodotti a prezzi vantaggiosi, tipo la Beauty Che l'anno scorso il lunedì vendeva a tre prezzi 5 euro, quindi davvero un ottimo ottimo sconto. Per quanto riguarda marchi come la NYX, come Essence, come Catrice, come non mi vengono in mente. Comunque la NYX è la più eclatante. Ci sono state leggende metropolitane che dicevano che praticamente la NYX vende, non vende. Allora, la NYX ha venduto solo il mio primo anno di Cosmoprof, che non mi ricordo di preciso l'anno. Comunque ha venduto solo il primo anno, ma perché? Perché aveva uno stand la metà della metà di quello che ha in questi anni. Poi l'anno scorso c'era un tipo che si era comprato tutto lo stand, quindi non vendevano, ma in generale anche 2 anni fa non hanno venduto. Quindi hanno scelto questa cosa qui, forse perché evidentemente il primo anno dove anche io ho acquistato dei prodotti non gli è convenuto e non vendono più. Catrice ed Essence non vendono. Non so chi l'ho visto il mio primo anno di Cosmoprof che cercavo insomma informazioni un pochettino sia su YouTube che online. Avevano detto che la Essence, la Catrice vendeva 5 pezzi 10 euro, una roba di queste. A me sta fortuna non mi è mai capitata, ma neanche mi interessa onestamente comprare Essence e Catrice a una fiera come il Cosmoprof. Ci sono davvero brand di rilievo quest'anno come la Masca, che io personalmente non vedo l'ora di andare a visitare il loro stand, e la Zoeva, novità assoluta, è il primo anno che viene in fiera. Scusate, ma dovete sapere che io non ho potuto girare video perché cioè, ho avuto la febbre e ho anche la bronchite, come si può notare. E comunque, stavo parlando della Zoeva, che è il primo anno che viene in fiera. Quest'anno c'è l'innovazione del padiglione, a parte il padiglione bio che c'è sempre, c'è un padiglione particolare dedicato agli amanti del settore bio, quindi ai prodotti 100% biologici. C'è anche un padiglione internazionale, ma quello c'è stato sempre. Non capisco la novità, forse, non lo so, hanno inserito dei nuovi brand che io non conosco, sono molto molto curiosa di andare a vedere. Per quanto riguarda allora il cibo, come andare in fiera, allora io vi consiglio diciamo un abbigliamento comunque adeguato alla situazione, non andare sciatte o in tuta, perché comunque soprattutto se siete una blogger non è bello che vi presentate davanti a un espositore, diciamo a uno stand, pure se volete cercare una collaborazione, tipo come delle sciangate, perché ovviamente non vi si caga nessuno. Cioè, mi è capitato personalmente il primo anno che sembrava una zingara. Poi mi sono data una mossa e ho capito che comunque l'importante è anche l'immagine che si dà, non solo diciamo il dialogo che gli spieghi del canale, eccetera, eccetera, e comunque anche come ti presenti. Infatti, quest'anno credo proprio che mi metterò questo rossetto. L'unico problema è che quando partirò da Salerno la gente mi prenderà per pazza, ma fa niente, me lo metto per la strada. Male che vada, frega un cazzo, onestamente. Scusate la volgarità. Comunque, non vi voglio perdere nelle mie stronzate, nelle mie bagionate che io parlo a vattere, perché mi piacciono molto i video chiacchiericci. Quindi, vi consiglio un abbigliamento curato. Vi consiglio di portarvi con voi un trolley per evitare che perdete la spalla, perché comunque tra campioncini, brochure, buste e bustine che vi danno lì, i dépliant, eccetera, eccetera, vi inizia a pesare un po' la borsa. Quindi io personalmente il primo anno che non mi sono portata il coso lì, il trolley, non sono, cioè veramente non riuscivo proprio a camminare perché mi pesava, e quindi vi consiglio di portarvi il trolley. Io pensavo di essere ridicolo, invece non lo siete. Per quanto riguarda
il cibo. Io non vi consiglio di mangiare nei bar perché hanno dei prezzi allucinanti. Per dirvi, una bottiglia d'acqua piccola 5 euro, un panino schifoso 7-8 euro. Io l'anno scorso pure, quando sono andata con la mia amica Carmela del canale Non Fashion and Beauty, vi lascio giù comunque i link di Federica e di Carmela. Siamo andate al ristorante, non mi ricordo in quale zona, perché è la prima volta che avevo visto, che è anche carino. È un ristorante che praticamente sta dentro tipo un piccolo giardino, che si scendono le scale e c'è questo ristorantino, tipo questa mensa, diciamo ristorante, vabbè, una mensa all'interno di sta fiera, che non è male. Abbiamo speso il giusto, comunque abbiamo mangiato in un ristorante, non siamo insomma andate in un bar dove non c'è neanche posto per sedersi, oppure nei bar trovate quelle pizze, vi sparano il prezzo tipo 10 euro, 6-7 euro una spicchia di pizza e fa schifo. Quindi io vi consiglio vivamente di andare a mangiare nei ristoranti, che perché per lo stesso prezzo vi potete prendere un primo, un secondo, un contorno, la bottiglina d'acqua e a posto, e state belle, tranquille, sedute e rilassate. Io personalmente mi porto anche l'acqua, perché onestamente a spendere 5 euro o una bottiglina piccola d'acqua non esiste minimamente. Quindi io mi porto anche l'acqua e il primo giorno porto un pranzo a sacco, perché comunque vorrei risparmiare sul mangiare per spendere comunque soldi in fiera, che è sempre cosa buona e giusta. Cos'altro dire? Cos'altro dire? Le novità, insomma, ve le ho dette, della fiera, insomma, di quest'anno, di questi grandi marchi, eccetera, eccetera. Io poi vi consiglio sempre di segnarvi prima, gli stand che volete andare a visitare, pure per andare in fiera un pochettino più organizzate, perché comunque, gli stand, diciamo, che vi interessano non stanno tutti concentrati in uno stesso padiglione, ma a volte capita che dovete cambiare padiglione, che ne so, dal padiglione 30 dovete andare a un altro padiglione. Quindi io vi consiglio vivamente di scrivervi prima gli stand che volete visitare. Vi consiglio di prendere il libricino che trovate a tutti gli ingressi, dove lì ci sono c'è tutta la lista espositori, il posto e il padiglione. Ovviamente, se vi fate prima, scusate la voce, raga. Ovviamente, se vi fate prima la lista, siete già, diciamo, avvantaggiate su questo. La lista la potete consultare sul loro sito internet, che vi lascio giù nell'info box. Ci sta proprio la lista espositori, dove insomma potete scrivere un brand che vi interessa, vedete se c'è all'interno della fiera. E insomma, ve lo scrivete, ve lo annotate da qualche parte. E per quanto riguarda la mappa, la potete sia scaricare sul loro sito, che la trovate all'interno del libricino che vi ho detto. Allora, se c'è qualche padiglione che vende tutti i giorni, mi ricordo di preciso che Paola P sicuro vende tutti i giorni. Questo è garantito. I padiglioni per quanto riguarda le unghie, c'è Peggy Sage che pure vende, Lady Niles. Per quanto riguarda il settore unghie, ci sono molti, molti, molti stand che vendono. Quindi avete la possibilità di acquistare. Per quanto riguarda gli altri stand, sia per quanto riguarda il padiglione straniero che la profumeria selettiva, purtroppo la maggior parte vende il lunedì e non è sempre detto che vende. Ad esempio, Real Technique l'anno scorso non ha venduto, cioè io l'ho preso un pennello, ma perché fondamentalmente ho corrotto il tipo, cioè non era in vendita la roba, neanche il lunedì. Infatti, quando io sono arrivata il lunedì, per dirvi, verso le 10:30, il tizio dei Real Technique non c'era più, se n'era già andato. Pure perché il lunedì, a seconda degli stand che
di quello che trattano, eccetera, eccetera, molti vanno via anche verso le 10:30, 11. Da una parte, se voi volete visitare la fiera per bene, conoscere un pochettino questa manifestazione, vi consiglio di andare prima perché così potete vedere, i vari stand, potete vedere insomma i padiglioni, c'è il padiglione bio, ci sono i padiglioni stranieri, ci sono il padiglione dei capelli, e potete insomma visitarli tranquillamente. Questo il venerdì, io il venerdì non ci sono mai andata, ma perché la mia organizzazione ci fa andare in fiera la domenica e il lunedì. Però io vi assicuro che il lunedì comunque è molto confusionaria la cosa. Se voi non siete mai andati in fiera ed è la prima volta, vi trovate davvero spiazzate. Poi se ci ritornate, piano piano vedete che migliora di gran lunga la situazione. Perché vi ripeto, il lunedì molti stand vanno via subito, vanno via presto, verso le 10:30, 11, quindi non avete neanche modo di vedere lo stand realizzato, insomma. Che cosa offre, eccetera, eccetera, perché molti se ne vanno, non ho ben capito perché. E niente, cos'altro posso dirvi? Per quanto riguarda il parcheggio, so che se venite in macchina c'è un grande parcheggio che la fiera vi offre e costa, mi pare, 9 euro al giorno. Quindi se voi venite con delle amiche, se giustamente vi grava pagare tanto di parcheggio, perché alla fine non è che dici è un parcheggio, niente di che, potete andare con le amiche e dividere la quota. Per chi viene in treno, perché io quest'anno volevo venire per fatti miei, insomma, volevo prendere il treno perché comunque con Italo ci sono veramente delle offerte vantaggiosissime. Non mi è stato possibile perché comunque l'alloggio a Bologna in quel periodo lì costa abbastanza. Per il prezzo, insomma, che mi offre l'organizzazione con cui vado, mi conviene di gran lunga andare con l'organizzazione con cui vado, onestamente. E per chi viene col treno, so per certo che c'è il pullman fuori dalla stazione, perché la mia amica, quando è venuta da Milano, il mio primo anno di Cosmoprof, è venuta anche la mia amica a trovarmi. Lei ha preso un pullman che passa ogni 5-10 minuti dalla stazione di Bologna che vi porta nel quartiere fieristico, quindi tranquillamente potete raggiungere la fiera in pullman. Poi, cos'altro vi devo dire? Penso comunque di avervi detto tutto. Diciamo che le cose da dire sono sempre le stesse, pure perché questo è il quarto anno che ci vado, già so come diciamo funziona. Per quanto riguarda, vi ripeto, i biglietti, io vi consiglio vivamente di comprarli prima perché sennò veramente non riuscite, soprattutto se voi volete venire il lunedì, che c'è una fila immensa. Immensa ai botteghini, non vi conviene, ve lo prenotate tramite internet, ve lo scaricate, vi presentate in fiera, fate la fila per il biglietto perché io ho visto l'anno scorso, anche se io avevo il pass, vedevo le persone, le ragazze che avevano, un foglio, diciamo, stampato e sono entrate con quello, hanno beggiato sotto a quel cosettino lì tranquillamente, non hanno fatto fila, non hanno fatto nulla. E si sono risparmiato un bel po' di soldi e denaro. Questo è sicuro ed è appurato. Io per evitare che mi sono scordata qualcosa, perché comunque mi sono persa in chiacchiere mie, vi lascio giù nell'info box i miei video vecchi dove vi faccio vedere cosa ho preso al Cosmoprof. Ovviamente ogni anno cambiano, cioè se io un anno ho trovato un determinato marchio, non è detto che lo trovo anche l'anno dopo, dipende. Vi faccio vedere insomma le varie haul del Cosmoprof, vi faccio vedere i miei video vecchi, sempre per quanto riguarda le informazioni per il Cosmoprof, così se mi sono scordata di dirvi qualcosa lo trovate nel mio vecchio video, perché nel mio vecchio video mi annotai proprio tutte le cose da dirvi. E niente ragazze, vi mando un forte bacione e ci vediamo prossimo nel prossimo video. Ciao!